Gubbio è una delle città medioevali umbre più belle in assoluto. Ogni 15 maggio a Gubbio si rinnova la festa dei Ceri, una tra le più antiche manifestazioni folcloristiche italiane. Un rito collettivo che vede la partecipazione di migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo. Uno dei momenti più intensi e coinvolgenti della festa è l'alzata dei ceri in Piazza Grande, gremita di folla che attende l'evento con grande partecipazione. Sia essa rievocazione ancestrale dell'antico rito in onore della dea Cerere o grande luminaria di candelotti di cera in onore del vescovo Ubaldo, la festa dei ceri continua ad essere un rito collettivo di straordinaria intensità e partecipazione. Le tre barelle in cui andranno incastrati i ceri per il trasporto vengono posizionate verso il lato sud della piazza. L'uscita dei tre ceri dal Palazzo dei Consoli è spettacolare per il movimento di folla e di colori. Le tre strutture in legno, nella loro forma originaria della fine del Cinquecento, vengono portate in orizzontale dai ceraioli e fissate saldamente alle barelle mediante un cuneo in ferro. L'aspetto più devozionale della festa dei ceri è quando le statuette dei santi Ubaldo, Giorgio e Antonio fanno il loro ingresso sulla piazza per essere fissate sulla sommità del rispettivo cero. Il momento dell'alzata è vicino. I capodieci, al suono del campanone, lanciano le brocche tra la folla e i ceri vengono innalzati con grande energia e perizia sulla verticale. La corsa ha inizio. I tre ceri, uno dietro l'altro, si aprono un varco tra la folla acclamante ed entusiasta per compiere i tre giri della piazza. Portare il cero è nella vita di un eugubino una prova di grande importanza, dove forza, coraggio e senso di appartenenza sono ancora un valore fondamentale. I ceri, dopo l'alzata, sfilano per le vie della città. In attesa della seconda parte della corsa restano fermi e possono essere osservati da vicino in tutta la loro imponenza. Strutture in legno di 300 kg, alte fino a 5 metri. La processione in onore di Sant'Ubaldo, patrono di Gubbio, precede la tanto attesa corsa. Un'esplosione di energia vitale unica al mondo che coinvolge tutti, ceraioli, popolo e turisti. I ceri oscillano sfiorando le antiche mura medievali. L'abilità e la forza delle mute dei ceraioli deve far correre il cero evitando cadute e sbandamenti. In ciò sta la vittoria, poiché non esiste la possibilità del sorpasso. Le tre girate in Piazza Grande, più veloci e impetuose di quelle del mattino, in mezzo alla folla accalcata all'inverosimile, precedono l'ultimo tratto della corsa. 1,5 km di salita percorso con un vigore incredibile in meno di 10 minuti fino al Monte Ingino. Al limite delle possibilità fisiche dei ceraioli, i ceri arrivano sulla gradinata della basilica. È tradizione che il cero di Sant'Ubaldo, una volta entrato nel chiostro, debba chiudere il portone e far attendere sulla scalinata gli altri due ceri prima di riaprire i battenti.
I ceri di San Giorgio e di Sant'Antonio partecipano ai festeggiamenti nel chiostro della Basilica in onore del santo patrono Ubaldo. Per coloro che a Gubbio hanno potuto assistere ad un evento così unico nel suo genere, resterà il ricordo di un'emozione impossibile da dimenticare.